Nel 2008 in questa sala incominciano i primi incontri con Fondazione Carito per redigere questo progetto, quindi siamo di nuovo soddisfatti che questo momento importante riaccade in questa sala, perché siamo nel 2013, 5 anni dopo vediamo che il progetto cammina. Ricordo le prime riunioni, forse erano piene una fila e mezza, qualche poltrona, ed era l'embrione, non si sapeva ancora bene che cosa era un distretto culturale. Ovviamente non voglio dimenticare, la prego di portare i nostri saluti al Presidente di Fondazione Carico, il ringraziamento, perché le notizie di questi giorni evidentemente servono anche a far riflettere sul ruolo delle fondazioni. La Fondazione Cariplo esce con un ulteriore riconoscimento del proprio ruolo e della coerenza con cui è stato amministrato, nel rispetto assoluto del ruolo delle fondazioni, con la presidenza notissimo e anche amico molto personale. E mi fa piacere che sia in sala anche il professor Fontanilli, perché anche lui di fondazioni si occupa. Saluto per l'affetto che ho nei suoi confronti, dico adesso che ce l'abbiamo un po' a riposo, la vena è rimasta e mi fa piacere quindi che la vitalità. Grazie, grazie professore. Molti si chiederanno qual è l'interesse di Confindustria, quindi dell'industria delle costruzioni, su questo, ma l'architetto Alberti prima sinteticamente ha centrato. Pensiamo che la materia prima del nostro paese sia questa, sia il patrimonio che abbiamo. Non abbiamo petrolio, non abbiamo granché, abbiamo petrolio, quindi dovremmo cercare di riuscire a venderlo nel migliore dei modi possibili. Allora, questa idea di Fondazione Carico di convogliare un sacco di richieste che abitualmente arrivavano dai luoghi più disparati, comuni, eccetera, in contenitori, da noi è stata apprezzata, da noi imprenditori è stata apprezzata moltissimo, da Confindustria è stata apprezzata moltissimo, perché significava un nuovo modo di affrontare la distribuzione delle risorse. Magari anche un po' duro, magari anche un po' costrittivo nei confronti di chi non era abituato a stare in squadra e ad omogeneizzare le richieste in un unico contenitore. Tra la dottoressa Iello, io dico sempre che il distretto culturale per questo territorio nostro è una macchina da guerra. Mi spiace che il Presidente se ne sia andato per motivi istituzionali, quindi giustificato, perché avrei detto la stessa cosa anche lui. Da imprenditori chiediamo che questa operazione prosegua, chiediamo che i sindaci che già hanno aderito dei 14 comuni credano in questa operazione, ma credano anche con i presupposti che ha citato poco fa Alberti, assieme ai presupposti anche amministrativi citati da Rubini. Guardate, questa è una grande opportunità che la Fondazione delle Province Lombarde ha messo a disposizione del nostro territorio. Non lasciamocela sfuggire, non sottovalutiamola. Siamo fuori dalla politica, come imprenditori siamo fuori dalla politica, ma come industria delle costruzioni sapete che abbiamo un grandissimo senso di appartenenza al territorio, ma soprattutto di conoscenza
delle questioni amministrative locali. Allora, vi raccomandiamo di percepire nel modo giusto questo autoveicolo straordinario che vi è stato messo a disposizione di Fondazione Carichi. Di più, cercate di convincere anche gli altri vostri colleghi amministratori di altri comuni di entrare in questo contenitore, perché è importante che la rete di adesione al distretto culturale sia sempre più diffusa. E allora qualcuno di voi si chiederà perché c'è una presenza di imprenditori all'interno di questo progetto. Ma io interpreto quello che è accaduto, ma viene confermato anche dall'intervento di Rubini di oggi, che la Fondazione Carico ha interpretato in modo molto evoluto su questi argomenti il proprio ruolo. E quindi pensiamo sia un modo innovativo di porre la questione, ma soprattutto un modo innovativo di porre gli strumenti per la soluzione alla questione. Quindi Fondazione, in questo progettone, che se magari qualcuno di voi avrà voglia di leggere qualche volta, qualche tomo di roba, quindi non è uno scherzetto che è uscito da un giorno all'altro, immette le istituzioni, i comuni, eccetera, e poi due elementi di condimento importanti, che sono la scienza, quindi attraverso l'università, e poi la capacità attraverso la rete d'impresa. Altro ragionamento molto che sta nella sensibilità di Fondazione Carico. Noi con Fondazione Carico, come industria delle costruzioni, abbiamo una collaborazione storica, interventi di housing sociale con Fondazione Carico, housing sociale, eccetera, che stiamo sperimentando un po' in giro. E quindi i distretti culturali sono un altro degli esempi con i quali l'intervento di una fondazione vuole alimentare sul territorio anche lo sviluppo dell'imprenditoria. Questo è un altro dato recente. Mi soffermo su sta roba qua perché pensiamo da imprese che non ci sia ancora una connessione che interpreta tra le amministrazioni locali che hanno questi bisogni per ristrutturare le mura, i soffitti e la convinzione che sul loro territorio abbiano una situazione di imprese adeguata alle loro esigenze. Queste sono aziende che hanno messo mano su Giulio Romano, hanno messo mano su un sacco di cose, poi andrete a visitare i cantieri aperti, quindi ve ne renderete conto. Ma soprattutto hanno la patente che lo Stato italiano ha affidato loro per mettere le mani sul patrimonio storico culturale. Non è che questa è gente così dei parvenu improvvisati. Noi abbiamo la patente per mettere le mani sul patrimonio storico del nostro paese, molte di noi anche all'estero, ma va bene così. E ci sentiamo già molto certificati, molto preparati. Il Politecnico deve interagire con noi non per formare i nostri dipendenti, noi sappiamo già fare il nostro mestiere, ma deve intervenire per quelle punte di eccellenza che servono alle pubbliche amministrazioni per fare ciò che diceva l'architetto Alberti. Quindi, rete d'imprese, Gonzaga Eri dice, quello che abbiamo fatto ve lo mostreremo nei prossimi mesi in cantieri aperti, le cose da fare, ci siamo ovviamente messi a disposizione appena il sisma ha colpito la parte del nostro territorio, ci siamo messi a disposizione della protezione civile, del distretto, della protezione civile, dell'amministrazione provinciale, a molti sindaci colpiti dal territorio, è arrivata l'offerta di questa rete d'impresa di collaborare gratuitamente per il rilievo dei danni subiti dai beni storici, architettonici. Abbiamo sottolineato gratuitamente. Non ci è arrivata nessuna richiesta di intervento. Nessuna richiesta di intervento. Il distretto culturale di Regge si è preoccupato invece di mettere a disposizione di due comuni aderenti al distretto la nostra offerta. Di più, perché questo progetto di Carico è un progetto innovativo, e allora noi la conservazione la sappiamo fare, insomma.
ma dobbiamo aggiungere il valore aggiunto che diamo qual è. Questa è una, la generazione che dovrà apprezzare sempre di più il nostro patrimonio storico architettonico, sarà quella dei nativi digitali, la generazione 2.0. Quindi io credo poco, spero lei in parte concorderà, che i cittadini continuino a mettersi a disposizione con le questue, le raccolte dei fondi nei roteri, tutte queste cose qua. Sì, apprezziamo la sensibilità, ma abbiamo voluto, causa questo momento che ha colpito il nostro territorio, causa qualche bene che si era, che aveva bisogno di fondi, abbiamo voluto porci nella raccolta fondi per intervenire sul recupero di alcuni patrimoni danneggiati attraverso una forma nuova. Si chiama crowdfunding, il termine crowd è usato molto adesso. Abbiamo scelto, perché uno strumento di raccolta fondi non deve solo essere un momento locale dedicato alla piccola comunità, abbiamo scelto di procedere alla raccolta fondi utilizzando la garanzia dei depositi presso la fondazione, ma soprattutto una piattaforma internazionale usata per il progetto di Obama chiamato Startup America. In America, attraverso questa piattaforma di crowdfunding, raccoglievano le risorse per le nuove imprese, per le startup imprese. Quindi abbiamo lanciato la raccolta fondi per questa, per intervenire su questa opera in questa città. Internazionale, la raccolta era anche in dollari. Ma questo non era solo un modo per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi, era circa 60.000 euro di raccolta, ma era anche per testare la sensibilità. Allora, una sensibilità locale, una sensibilità generazionale, l'utilizzo dello strumento informatico, una conoscenza internazionale del luogo, perché questi momenti devono anche recepire se il nostro patrimonio è conosciuto in giro per il mondo. Ecco perché la scelta di una piattaforma di raccolta internazionale. L'esperimento ovviamente lo mettiamo a disposizione di Fondazione Carico, perché può essere interessante anche per gli amici degli altri distretti se hanno bisogno di questo tipo di cose, però ecco la rete che già sa fare delle cose, però grazie alla, grazie allo stimolo dato da Carico si è ingegnata ancora di più e, ma tutto questo non lo abbiamo fatto perché ce lo siamo inventati, perché lo dico ai sindaci, perché lo riportino anche i loro tecnici comunali: il codice degli appalti dei beni del patrimonio ha negli ultimi mesi cambiato qualche cosa, quindi ha inserito i cosiddetti contratti di sponsorizzazione tecnica e contratti di sponsorizzazione economica. Colosseo di Roma tozza per capirci, contratti di sponsorizzazione tecnica e contratti di sponsorizzazione economica. Vuol dire che può accadere che chi porta dei soldi voglia anche eseguire il lavoro, ovviamente sotto il controllo degli enti preposti. Questo è un altro elemento innovativo che dà la possibilità a chi interviene per lavorare di procurare anche le risorse da passare al comune piuttosto che alla pubblica amministrazione, da integrare con fondazione. Allora, queste cose secondo noi sono poco conosciute, sono poco patrimonio dei tecnici comunali, sono poco patrimonio ancora della scienza la quale opera sul materico, ma non sull'amministrativo, cioè il materico disconnesso dall'operativo, dall'economico. Allora, vedete perché l'industria delle costruzioni può essere utile, vedete perché Fondazione Carico ha visto, dal nostro punto di vista, bene quando ha voluto coinvolgerci, perché noi non siamo solo muratori che sanno mettere le mani sul patrimonio, perché i nostri nonni, i nostri avi già ci hanno trasmesso. Ma cioè, noi
facciamo innovazione nelle nostre aziende, ma facciamo innovazione intellettuale soprattutto. E allora vi preghiamo di usare queste nostre conoscenze che abbiamo immesso nel distretto culturale, usatele, perché sono strumenti innovativi, sono strumenti che vi permettono, assieme poi all'Europa, ai finanziamenti europei coordinati dal distretto, assieme alle risorse che possono arrivare da una fondazione ma che non potranno essere perenni, assieme a questi nuovi strumenti, usateci. Oggi la valorizzazione, la conservazione e il reperimento delle risorse non potranno più essere un fatto così che piove dal cielo, deve essere coordinato, e quindi tutti ci dobbiamo ingegnare nell'andare in una direzione che ha bisogno evidentemente di strumenti innovativi. Però vi prego di ricordare questa esperienza che la rete ha fatto di raccolta fondi. Un'altra notizia, visto che c'è la presenza dei sindaci qua, stiamo discutendo, siamo in fase finale con il Ministero delle Infrastrutture, anche la possibilità di affidare gli appalti alle reti di imprese. Voi sapete che fino ad ora potevano soltanto essere affidati alcuni soggetti, tipo i consorzi, eccetera, eccetera, ma affidare anche alle reti di imprese. Stiamo discutendo con l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici, la quale ci ha chiesto un parere in merito. Il governo, nell'ultimo provvedimento di decreto sviluppo, ha adottato anche questa possibilità. Le reti di impresa sono uno strumento innovativo. Gonzaga Heritage è stata premiata dalla Regione Lombardia con la missione di un finanziamento di circa di un progetto di 750.000 euro come rete di imprese eccellenti in Regione Lombardia. Quindi, riepilogo. Fondazione Carico, attraverso il distretto, ha voluto generarci in rete. Non ci siamo accontentati. Abbiamo detto, proviamo a vedere se oltre alla simpatia che loro hanno per questo progetto, anche la politica, e quindi Regione Lombardia, riconosce che questa a livello territoriale e regionale sia una rete che merita. Bando Ercon sulle reti d'impresa, Regione Lombardia ha premiato ciò che Carico aveva pensato col distretto culturale. Quindi, le carte in regola ci sono tutte, ai sindaci, agli amministratori, al presidente del distretto culturale invitiamo con una preghiera a credere e a diffondere l'essenza di questo distretto. È una grande opportunità, non perdetela e non fatelo finire nel momento in cui Carico non potrà più tenervi per mano, ma vi dirà: bene, ti ho insegnato a muovere i passi, adesso vai da solo. Ricordatevi, è una cosa straordinaria. Non facciamo, chiudono gli occhi non mantovani, non facciamo i soliti che poi alla fine andiamo a Verona e chiediamo ai veronesi di venire qua ad aiutarci, perché se seguo un po' le cronache non voglio che un giorno si vada a Verona a chiedere che si prendano Palazzo Ducale, la Casa del Mantegna, Palazzo Teo, eccetera, perché la nostra cittadina da 49.000 abitanti, incluso un 10% fortunatamente di neocomunitari ed extracomunitari, non riesce più nemmeno a... Quindi, ragazzi, assieme, squadra, ci hanno aiutato, forza, e scusate la lunghezza dell'intervento, che ringrazio ancora tutti, ovviamente.